Salve a tutti cari amici, qui Nuclear per oggi e oggi siamo su The Sims. Quest'oggi siamo qui per il nostro secondo episodio della serie su The Sims 4 con la famiglia Shasha. Nello scorso episodio siamo stati promossi con Inu. No, aspetta, si chiamava Inu? Sì, Inu Shasha. E invece la moglie non ha fatto un cazzo, come d'abitudine. Il nostro obiettivo in questo episodio sarà far crescere ancora i nostri personaggi, far andare avanti con la loro abilità, quindi Inu Shasha con la pittura e quell'altra con non mi ricordo cosa, e principalmente il figlio con i compiti, farlo diventare un ragazzo da 7-8, come diventa poi non lo so. Ma partiamo subito, senza indugi. Seconda cuffietta, così almeno sono a posto. Allora, vediamo un po' ora. Pozzo dei desideri sussurranti sa tutto sulle reazioni di amore e odio. Prova a desiderare un idillio quando pozzo è di cattivo umore. Ok. Allora, la nostra famiglia è qua. Un giorno ci trasferiremo fuori da questo borgo, magari prenderemo un negozietto qua. Potremmo prendere un negozio di elettronica. Frighi, elettrodomestici, computer, televisori, quel genere di roba. Non sarebbe una brutta cosa. Magari più avanti scaricherò anche un pacchetto per mettere le insegne, anche se per ora non ne ho trovato neanche una di che mi attraga, insomma. Se adesso si sbriga a caricare. Ed eccoci qua con la nostra famiglia. Lui ha aggiunto il livello 2 di pittura, quindi per il suo lavoro non gli serve più niente. Lei, che è guru tecnologico, deve videogiocare, quindi ci serve un computer. Con i 6.000 che abbiamo ce la faremo a prendere un computer, magari gli compriamo una scrivania pure. Allora, te... No, giusto te, ma devo andare qua? No, sala da pranzo? No. Sì. No. Questo è per il lavoro, quindi no. Tu? Mi basta anche poco. Voilà. Questo lo mettiamo qua. E un computer. Computer. Quale prendiamo? Quale prendiamo? Prendiamo questa. 4.000, ovvio. E dopo qua prendiamo questa sedia scrausa. No. Boh. Andiamo a vedere da qua. E lei deve videogiocare, quindi videogiochiamo. Allora. Carriera. Cerco lavoro, lascio lavoro. No. Su altre scelte. No. Gioca una partita, voilà. Allora, gioca a My Sims Go. E tu stai dormendo, ma non hai fatto i compiti. Fai i compiti. Dormirai dopo. E tu? Io ti posso far fare pittura, per forza. Livello 4 di pittura, vendi 3 dipinti a collezionisti e gallerie d'arte. Dipinto classico. Grande. Andiamo veloci. Cos'è quell'orrendo bug? Che orrore, mi tocca cambiare il pavimento pure. Ma tranquillo Marco, poi cambierai casa. Casa, lui ha raggiunto il livello 4 di pittura, ma non mi interessa perché deve fare dipinti emotivi. Tu
Giorno scolastico, professore Gianti, ti è mai capitato quei giorni scolastici in cui avevi proprio bisogno di un abbraccio? Io non ho mai avuto giorni scolastici in cui non volessi suicidarmi, quindi non è che questo tuo stato d'animo mi sorprenda molto. Comunque, dove cazzo sei finito? Ah, ti sei messo là. Al tavolo non esiste a casa tua, no? Mangiate in piedi come i cavalli. Manorta, scidua. Vabbè. Un tavolo d'attività. Lui è artistico, che due palle. Boh. Fatto il 50%, quindi, finisci di leggere tre libri. Boh. E qua ce n'è uno. Boh. Te puoi fare compiti extra? Vediamo. No. Vabbè. Allora ti faccio mangiare cereali. A quest'ora, vabbè, fai un pasto veloce. Cereali. E poi dormi. Vendi sta merda. 212 però. In mutande. Cena. Inserta giardiniera. Poi doccia. E poi caga. Tu? Cena, concili, basta giocare, forza dai, ripulisci poi, legge in fretta la tipa. Boh, questa ha letto tre libri. Aspetta, dove sei tu? Ne ha letti due, bene. Così ci manca soltanto il terzo. Tu cosa caspita hai? Devi lavarti. Quindi lascia perdere questo e vai a lavarti. Non cagare nemmeno, dormi. Dovete impegnarvi molto nel lavoro perché. Vabbè, ripulisci dopo, intanto vai a cagare. E poi vediamo un po'. Questo divano lo venderò sicuramente. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo fare tanti soldi. Speriamo di riuscirci. Competenza culinaria per aver fatto del chili? A sto punto, scusami. Se facevi il risotto quello precotto coi funghi, come nella pubblicità, diventavi la nuova MasterChef di The Sims. Cosa mi tocca fare? Sentire e vedere a me. Allora, adesso tu te ne vai qua e dormi. Perché sono le 5 di mattina e tu dovresti lavorare tra un po'. Vediamo. 5 ore. Riposati un po'. Lui tra 4 e lui va a scuola tra 3. Quindi li facciamo andare avanti. Allora, poi, quando avranno fatto un po' di soldi, gli farò trasferire.
E poi divertimento, mamma mia. Col cervo vuoi una pesca sciroppata sul piatto? No, grazie. Scusate per il taglio, ma mia madre è venuta a rompere i coglioni con le sue stronzate, come fa di solito, quindi. Allora, tra circa un'ora vai a lavorare, fermi tutti, fermi tutti. No, no, che fermi tutti, vaffanculo, fuori dalle palle. E poi ti faccio fare una doccia, sai? Vai qui e fai una doccia riflessiva. No, una doccia, la doccia. Te. Mangia un'insalata giardiniera e sbrigati perché poi devi andare a lavorare. Tu, tarda mentale. Vai a lavorare tra 50 minuti, quindi adesso ti alzi e ti vai a fare una bella doccetta perché puzzi quanto una merda. E mi ammazzi tutti i sim. Fai una doccia riflessiva. Lui si trova loro bene. Allora, te studia sodo e te lavora sodo. Sta qua a fare una doccia. Allora, lui non passerà per questa volta, ma lui sì, sicuramente. Guardate, gli manca poco e diventerà uno studente da. Ah no, non passa perché deve seguire il livello 2 con un'abilità. Palle. Il tavolo dell'abilità mi ha occupato un po' spazio. Caro d'armamento medio, il vaneggiamento furente di Yun sul proprio dipinto gli frutta il soprannome di Infante Stravagante. Non è divertente la scuola? Ok. Si trova al lavoro anche lei, quindi anche lei dovrà fare. Lavora sodo. Perché lei. Sto facendo una parola più veloce. Passerà sicuramente se si impegna. Ne ho già a metà, che cazzo vuoi che faccia stasera. Allora, un po' di tempo che non teniamo un raduno. Sarebbe il caso di incontrarci. Ce la fai a venire? Per ora no. Scusami, raduno da che? Non si diverte. Allora, prima di tutto vai qua e fai un pisolino. E dopo vai qua e gioca. Gioca, gioca, gioca. Gioca una partita a Sims per sempre. Anche perché dubito passerà. Sì, non passa, non passa. Lei neanche passa, però lui non è passato. Proprio per il livello 2 di abilità. Ma quasi quasi gli trovo un amichetto a lui. Televisione, lettura e cosa? Ah no, lettura, leggi, che ti fa bene all'intelletto. Vediamo un po' da quanto che registro. Bene, quindi. Boh. Facciamo tornare a casa i Sims, poi termino qui l'episodio. Non siamo riusciti a fare granché in questo episodio. Però sono cose calme, poi off camera cercherò di mandarli un po' avanti col lavoro. E boh, adesso aspettiamo che questi due tordi, uno è arrivato, l'altro arriva a breve. Un 184. Anche questa è arrivata a casa, quindi per questo episodio è tutto. Ci si rivede ad un prossimo episodio. Di sicuro i Sims saranno migliorati tantissimo. Non mi trasferirò, non toccherò la casa perché quello lì lo facciamo assieme. Semplicemente li mando avanti li farò promuovere, mandare avanti. E
e gli farò guadagnare un po' di soldi. Per questo episodio è tutto, ci si rivede in un prossimo video, ci ciao gente!